dico sempre che mi sono salvato per la mia leggerezza. Ho sempre volato sopra i problemi. Se cominci a lamentarti, adesso c'è sta maniera che tutti si lamentano, è andato male. Invece non bisogna lamentarsi, bisogna volare sopra e ridere, perché ti semplifica tutto. Io mi sono salvato un po' per quello, perché se no comincio a sentire dei guai, i guai aumentano, li chiamano, guai chiama guai. Io ho avuto un problema che a me mi è arrivato un missile qua, ho perso un occhio, la vista, mi ha aperto, facevo l'attore. Quando ero giovane volevo fare il ballerino, vado a sciare e mi rompo un menisco, poi ballo, mi rompo l'altro menisco, poi mi rompo il malleolo, per caso non ho potuto più ballare. Un altro si sarebbe buttato dalla finestra, mi sono inventato un'altra cosa. E vai avanti. È come quando io facevo l'attore, cacchio, sai cosa vuol dire? Avevo la faccia aperta così, 8 interventi agli occhi. Eppure vado avanti. Perché? Perché ho volato sopra. Perché se tu ti metti così a dire, oddio, che faccio? È finita. Bisogna mai, bisogna rinunciare a niente. E poi un altro consiglio che do ai giovani, te va di fare una cosa, falla. Non rinunciare a niente. Perché non torna più. Goditi ogni istante, anche quando stai alla stazione e non arriva il treno. Non dire, madonna, cacchio, non arriva sto treno. Goditi anche quel momento. Mio padre diceva, ridete dei funerali. Cercate di ridere sempre. Anche nei momenti, so che è difficile. La vita è piena di mannaiate, di batoste, di fregature. Certo.